Politiche ESG e sostenibilità aziendale e finanziaria sono state al centro del secondo incontro promosso dall'Osservatorio di Impresa Acacia Group nell'ambito di Ikigai, un progetto che sviluppa un nuovo indicatore economico attraverso cui valutare e ricercare l'equilibrio di impresa, favorendo comportamenti virtuosi che si ripercuotono positivamente sul benessere di azienda, collaboratori e comunità. Questa tappa fondamentale è delle tre tappe significative del progetto Ikigai, quindi veniamo da quella fatta sui megatrends, attraversiamo questa e arriveremo a quella su internazionalizzazione e digitalizzazione. A relazionare sul tema, coordinati dal direttore Giacomo Marinelli Andreoli, sono stati Davide Nespolo, manager di Wind 3, che ha trattato l'aspetto della sostenibilità aziendale, ed Egidio Mangioni di Amundi, che ha approfondito la sostenibilità finanziaria di impresa. Sicuramente la sostenibilità, essendo un motore di grandi cambiamenti in questo momento, è una componente necessaria all'analisi di scenario, e quindi sicuramente qualunque azienda deve metterla alla base dei suoi piani strategici e delle sue analisi dei prossimi 3-5 anni, perché sicuramente le cose stanno cambiando molto rapidamente. E poi ci sono tanti motivi per cui la sostenibilità può generare delle opportunità anche di mercato. Oggi appunto le aziende non vengono più valutate per i loro numeri finanziari, strettamente finanziari, per i dati contabili. Oggi appunto le aziende hanno la necessità di doversi confrontare in un contesto dove chi è capace appunto di essere molto più attenti a dinamiche, ovviamente quelle ambientali, sociali e del buon governo di un'azienda, sono le aziende che sono sicuramente posizionate bene per essere i leader del futuro, di dopodomani praticamente, non di anni in avanti, che sicuramente vedremo queste aziende molto leader appunto nel mercato. Presente all'evento anche l'assessore regionale Enrico Melasecche. Molti i partner che accompagnano Acacia Group nell'entusiasmante percorso di Ikigai, e tra questi Uniassi Team dell'agenzia Unipolsai di Perugia e il team di consulenti finanziari We Are Team. Ikigai, no, rappresenta un po' degli elementi comuni con quello che è il nostro team di consulenti patrimoniali specializzati nella gestione di patrimoni aziendali. Questo è un contesto storico molto importante, dove la tematica della ESG, quindi dell'attenzione a tutte le dinamiche ambientali, sociali e di governance, sono estremamente importanti, e quindi il nostro ruolo va proprio nel cercare di agevolare e sintetizzare l'imprenditore nella sua attività d'impresa. Abbiamo la fortuna di rappresentare, grazie ad Unipolsai, Unisalute, che è un pilastro nel mondo del welfare a livello nazionale, e il mio compito sarà quello di intervistare le aziende che sono nel mondo Ikigai per capire da dove partiamo e quelle che potrebbero essere le nostre soluzioni. Questo percorso ha una logica ben precisa, perché ci accompagnerà a quello che sarà il primo Economic Challenge, un evento che si terrà il 15 settembre al Teatro Morlacchi. L'evento, che sarà moderato dal giornalista Nicola Porro, vedrà la presenza di imprenditori dell'asse umbro marchigiano, ma anche esponenti di alto rilievo del panorama nazionale.